Fiera Internazionale del Bovino da Latte, edizione 2018. Siamo qui per una conversazione piuttosto interessante, anche piuttosto anomala, però molto, forse tra le più importanti di quelle che abbiamo fatti qui in fiera. Abbiamo qui con noi Luca Fiorito, che è un allevatore di Latina, della provincia di Latina, un allevatore ovviamente di bovini da latte, che è un'azienda, diciamo, gestita insieme al fratello Matteo. E poi abbiamo Maria Cristina Crucitti, che è una specialista di una cosa strana, che però va molto di moda in questo momento, ma non perché va di moda ne stiamo parlando, perché almeno secondo noi, secondo Ruminanzia, è probabilmente una delle grandi risposte, o meglio di metodo, che noi possiamo mettere in campo per in qualche modo, non dico contrastare perché non è una bella terminologia, però dare delle risposte a quelle che sono le ansie della gente. Perché, e ne abbiamo parlato molte volte, il problema che ci troviamo a risolvere anche piuttosto urgentemente non è l'unico, ma il principale è quello che c'è una percezione da parte dei consumatori sicuramente negativo dell'allevamento della bovina da latte in generale. E abbiamo chiesto a Luca Fiorito, perché Luca Fiorito è un consigliere di una delle più importanti cooperative del Lazio, che è la cooperativa Latte Più, e sta partecipando fattivamente, nel senso che concretamente ha messo a disposizione la sua azienda e le sue competenze a quello che è un progetto di stalle aperte, cioè stalle che sono visitabili chiaramente con dei calendari prestabiliti da parte dei consumatori, in modo che il consumatore possa, nel visitare questi allevamenti, da una parte prendere coscienza di quella che è la realtà, spesso demonizzata, ma anche in qualche modo serve a Fiorito come allevatore, ma anche in questo ruolo importante di consigliere, cercare di prendere atto di quelli che possono essere gli aspetti che disturbano il consumatore, nonostante loro gestiscono un allevamento moderno dove il benessere è molto elevato, al punto che ci sono anche dei robot di mungitura. Allora, siccome questa recentemente mi raccontava Luca Fiorito che domenica ha avuto in azienda più di 200 persone, qual è stata la sensazione? Cioè, Luca, la visita nel tuo allevamento è riuscita secondo te a rassicurare i consumatori che poi questi allevamenti non sono dei lager? Buongiorno. La visita di domenica è stata per molti aspetti importante, positiva. Ci siamo resi conto che il consumatore finale non è a conoscenza del vero ciclo produttivo del latte. A volte, anzi molto spesso, viene il proprio pensiero di latte, di come viene prodotto, viene in un certo modo sviato. Queste persone non sanno. Hanno un'altra idea sostanzialmente. Sì, sostanzialmente hanno un'altra idea di come viene prodotto il latte. Noi abbiamo aperto le nostre stalle al pubblico e abbiamo fatto vedere, e abbiamo fatto tastare con mano cosa avviene. E molte persone sono rimaste entusiaste di questo percorso fatto in azienda. Si sono sentite più rassicurate, Luca? Oltre a sentirsi più rassicurate, ma hanno visto con quale passione, con quale metodica noi quotidianamente accudiamo i nostri animali. Però, siccome qui stiamo costruendo un percorso, poi Maria Cristina ci darà la metodologia, perché noi siamo poi alla fine, io sono un veterinario, tu sei allevatore, noi facciamo un altro mestiere. Che cosa... Ovviamente io conosco molto bene il vostro allevamento, ma che cosa tu non sei riuscito, secondo te, potrebbe non essere stato sufficiente per rassicurarli? Qualcosa che li potrebbe aver disturbato? Oppure hai avuto dei consumatori venuti lì che non sei riuscito a convincere che in fondo gli animali non stanno poi così male? Beh, sì, diciamo che per la maggior parte dei nostri visitatori è stata una visita molto positiva, però devo dire anche a malincuore che qualcuno, diciamo tra virgolette, non l'ha proprio bevuta tutta. Anche se tu hai raccontato la realtà. Noi abbiamo raccontato la realtà, ma hanno comunque sia una convinzione che praticamente il produrre latte in qualche modo non porti del benessere all'animale.
Ok. A questo punto io però chiederei a Maria Cristina Crucitti, che è una specialista. Lei è una specialista di una, oggi si chiama storytelling. Maria Cristina è voluta andare oltre, CIS storytelling, quindi nel raccontare, nell'usare questa terminologia nel mondo del lattiero casero e del formaggio. Maria Cristina, come noi però dobbiamo raccontare meglio una realtà, premettendo però questo, ciò che è negativo negli allevamenti, cioè tutte quelle situazioni di sofferenza degli animali, di sofferenza per gli ambienti, noi operatori saremo i primi a in qualche modo reprimere questi comportamenti e isolare gli allevatori che non sanno fare il loro mestiere, perché un allevatore che maltratta gli animali e maltratta l'ambiente è un allevatore che non sa fare il suo mestiere. Però, detto questo, in tutte le realtà virtuose, secondo te che idea ti sei fatta? Cioè, dove stiamo sbagliando nel comunicarle e cosa dovremmo fare? Allora, intanto buongiorno. Questa è una domanda da $1,000,000 e non è così semplice, perché allora quello che abbiamo stabilito è che c'è un grosso gap tra le informazioni in capo agli addetti ai lavori e le informazioni in capo a chi consuma, a chi beve latte, a chi mangia formaggio. Sono alimenti davvero comunissimi sulle tavole di tutti, ma in realtà sono molto misteriosi. Le persone sanno che il formaggio si fa col latte e sull'etichetta vede scritto dappertutto che si fa in realtà col latte, sale e il caglio, ma il 90% delle persone con cui io ho a che fare, e sono molte perché faccio proprio didattica e degustazioni in continuo. Poi tu, Maria Cristina, sei uno dei tempi, perché sei di Bra, diciamolo, sì. E quindi Bra di Cuneo, che è uno dei punti dove si celebra forse la più bella convention del... Esatto, dove cheese è cheese, insomma, certo. E persino, diciamo, quelli della mia zona, no? Dove l'educazione al formaggio dovrebbe essere un qualche cosa di consolidato, in realtà non sono a conoscenza. Il caglio, la maggior parte delle persone non sa che cos'è. Moltissimi sanno che esiste un'espressione che è latte crudo e un'altra antagonista che è latte pastorizzato, ma non hanno la minima idea di che cosa questo significhi. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che c'è tantissimo lavoro da fare prima di tutto, e poi che è necessario fare molti molti passi indietro da parte degli addetti ai lavori. E chi riesce a mettere in campo delle operazioni come queste, apertura personale proprio, che è la comunicazione più efficace in assoluto, perché possiamo scrivere cartelloni ovunque ma non sarà mai efficace come guardarsi negli occhi, quello è già un grandissimo inizio, perché si riesce ad aprire un varco e a far capire che cosa c'è dietro al litro di latte oppure al pezzo di formaggio, che è la base. E poi bisogna armarsi proprio di grandissima pazienza e raccontare la storia, far capire che chi lavora in realtà non è un ente, diciamo, terzo e dominante, ma sono persone normalissime e che hanno una storia personale, si svegliano la mattina e fanno tutto quello che serve per far sì che i loro animali siano accuditi nel modo migliore e tra virgolette felici per essere produttivi. Questo è diciamo il primo stadio. Perfetto, Maria Cristina. Consideriamo questa intervista come l'alba di un nuovo percorso, perché io apprezzo molto lo sforzo che stanno facendo allevatori, gruppi di allevatori, in questo caso una cooperativa importante, ripeto, come la cooperativa Latte Più, di trovare una soluzione. E quindi questo percorso, diciamo, di rapportarsi con la gente, però questa cosa, oltre alla spontaneità e l'efficacia, ha bisogno di professionisti. Quindi Ruminanzia si farà carico di riunire queste competenze e di in qualche modo iniziare un percorso insieme. Quindi io vi ringrazio di questa intervista e ne faremo altri su questo argomento.
Grazie. Grazie a voi.